Emanuele Grimaldi, AD del gruppo armatoriale Partenopeo, ai microfoni del TG News. Spendere bene le risorse ed ancora i trasporti marittimi, i meno inquinanti, coprono il 90% delle merci mondiali e sono responsabili solo del 2% delle emissioni globali. Assolutamente le risorse non vanno sprecate, bisogna capire dove effettivamente ci sono stati danni maggiori e quindi venire incontro a quei settori, ma soprattutto se gli investimenti che verranno fatti permetteranno, diciamo, delle minori emissioni. Noi ci dobbiamo ricordare che mai il pianeta è vissuto con oltre 7 miliardi di... quando io nascevo ce n'erano solo 2, quindi pensate un po', voglio dire, cosa vuol dire 5 miliardi di persone in più sul mondo. E quindi bisogna fare una grande attenzione a tutti quelli che sono i temi della sostenibilità. Ecco, il suo gruppo è avanti di 30 anni, cioè lei adesso ha varato recentemente, continuerà a varare fino a 12 navi solamente per il gruppo italiano, perché poi c'è il gruppo finlandese con altre 3 navi, di navi che sono già secondo i target del 2050. Allora, visto che lei ha visto talmente avanti, le chiedo oggi, quale sarà il passo successivo? Il passo successivo è un impegno che noi tutti armatori abbiamo ed è quello dello zero emissioni. Ovviamente oggi è giusto parlarne come obiettivo di medio-lungo termine, ma non esiste un carburante pulito e non esiste un motore diciamo che possa con zero emissioni muovere una nave di grandi dimensioni su lunghe distanze, cioè è una cosa impossibile. Detto questo, però, per esempio le nostre grandi navi fatte di recente, è dimostrato e certificato che rispetto a una nave varata 30 anni fa, la nave nuova emette solo il 15%, quindi vuol dire molto più del 50% di riduzione delle emissioni. La cosa più importante è soprattutto avere una nave che ha delle forme di idrodinamica che siano le migliori, delle pitture che siano le migliori, probabilmente oggi si può creare anche un sistema di aria che lubrifica la nave tra praticamente il contatto tra l'acqua e lo scafo della nave, cioè, ci sono tantissime tecnologie che ciascuna magari può permettere un 10% di risparmio, però messe insieme tutte queste cose si riesce a raggiungere dei miglioramenti che sono esponenziali. Detto questo, io vorrei terminare dicendo che spesso quando parliamo e noi parliamo di riduzione, io mi ricordo un vecchio detto romano, no? Dice, scusatio non petita, accusatio manifesta. Il nostro settore non è un settore che ha bisogno dove noi ci dobbiamo scusare, che il settore marittimo nel campo dei trasporti è il più efficiente che esiste e noi trasportiamo il 90% delle merci nel mondo col 2% di emissioni. Ora, che anche noi siamo chiamati a fare molto meglio non c'è proprio dubbio, lo faremo e secondo me si possono ridurre ancora tantissimo, però anche gli altri facciano la propria parte. Ognuno deve fare la sua parte.